In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato da figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. In essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mio Signore, mio Signore, Cristo Gesù, Cristo Gesù, venga il tuo regno, venga il tuo regno. O mio Signore, mio Signore, Cristo Gesù. Cristo Gesù, venga il tuo regno, mi fondo in te, o mio Signore, o mio Signore, per adorarti nel tuo volere. Cristo Gesù, Cristo Gesù, venga il tuo regno, venga il tuo regno, o mio Signore, o mio Signore, Cristo. Cristo Gesù, venga il tuo regno, nel tuo volere, o mio Signore, o mio Signore, non sono io che vivo, ma tu che vivi in me. Dal Libro di Cielo, volume 9, capitolo 49, 17 ottobre 1910. Trovandomi nel solito mio stato, stavo pregando il mio amoroso Gesù per il felice passaggio di un sacerdote, stato anni prima mio confessore. E dicevo al mio amato Gesù: ricordatevi quanti sacrifici ha fatto, quanto ha zelato l'onore e la gloria tua, e poi quanto non ha fatto per me, quanto ha sofferto. In questo punto ce lo dovete rendere facendolo passare addirittura al cielo. E il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, io non guardo tanto ai sacrifici, ma all'amore con cui si fanno e all'unione che hanno con me. Sicché quanto più l'anima è unita con me, tanto calcolo più faccio dei suoi sacrifici. Sicché se l'anima è più strettamente unita con me, per i più piccoli sacrifici faccio dei calcoli grandi. Perché nell'unione c'è il calcolo dell'amore, e il calcolo dell'amore è calcolo eterno che non ha termine né confine. Mentre l'anima che si può sacrificare assai e non è unita con me, io guardo il suo sacrificio come di persona estranea e le do una mercede che merita, cioè limitata. Supponi un padre e un figlio che si amano, il figlio
fa dei piccoli sacrifici. Il padre, per il vincolo di unione di paternità e di figliolanza d'amore, che è il vincolo più forte, guarda questi piccoli sacrifici come cosa grande, ne mena trionfo, si sente onorato e dà al figlio tutte le sue ricchezze e dedica per il figlio tutte le sue premure e cure. Aggiunge un servo, lavora tutta la giornata, si espone al caldo, al freddo, sta a tutti i suoi ordini, si occorre veglia anche la notte a conto del padrone. E che cosa riceve? La misera mercede di una giornata. Di modo che se non lavora tutti i giorni sarà costretto a sentire la fame. Tale è la differenza che passa tra l'anima che possiede la mia unione e l'anima che non la possiede. Mentre ciò diceva mi sono sentita fuori di me stessa. Insieme con il benedetto Gesù di nuovo ho detto: dolce amore mio, dimmi dove si trova quell'anima. E Gesù: in purgatorio. O se tu la vedessi in quale luce nuova ne resteresti meravigliata. Ed io: dite che sta in purgatorio, dite che nuota nella luce. E Gesù: sì, si trova nuotando nella luce, perché questa luce la teneva a deposito e nell'atto del suo morire questa luce lo ha investito e non lo lascerà mai più. Io capivo che questa luce erano le sue opere buone, fatte con purità di intenzione. Capitolo 50, 24 ottobre 1910. Stavo sommamente afflitta per la privazione del mio amabile Gesù ed avendo fatto la comunione mi lamentavo della sua assenza. E Gesù mi ha detto nel mio interno: figlia mia, stanno succedendo e succederanno cose tristi e tristissime. Io sono rimasta atterrita, quindi sono passati vari giorni senza Gesù. Solo che spesso mi sentivo dire: figlia mia buona, pazienza perché non ci vengo, poi ti dirò il perché. Onde me la passavo amareggiata, sì, ma pacifica. Quando al meglio ho fatto un sogno che molto mi ha contristato ed anche turbato, molto più che non vedendo Gesù, io non avevo a chi rivolgermi per essere circondata delle aure di pace che solo Gesù possiede. Oh, quanto è da compiangere un'anima turbata! La turbazione è un'aria infernale che si respira. E quest'aria di inferno fa uscire l'aria celeste della pace e prende il posto di Dio nell'anima. La turbazione, sbuffando quest'aria infernale nell'anima, la padroneggia tanto che anche le cose più sante, più pure, col suo soffio infernale le fa comparire le più brutte e perniciose, mette tutto in disordine. E l'anima, stanca da questo disordine e appuzzata da quest'aria d'inferno, si infastidisce di tutto e sente noia dello stesso Dio. Io la sentivo quest'aria d'inferno, non dentro di me, ma intorno a me. Eppure mi ha fatto tanto male che non mi curavo più, che Gesù non ci veniva, anzi mi pareva che neppure lo volevo. È vero che la cosa era molto seria, non di bagatella, si trattava che mi veniva assicurato che non mi trovavo in buono stato, quindi le sofferenze, le venute di Gesù non erano volontà di Dio e dovevo finire una volta per sempre. Non dico tutto al riguardo perché non lo credo necessario, l'ho scritto solo per obbedire. Onde la notte seguente vedevo che dal cielo scendeva acqua a diluvio da fare molto danno e seppellire paesi interi ed era tanta l'impressione del sogno che io non volevo vedere niente. In questo mentre una colomba che girava a me d'intorno mi ha detto: il muovere delle foglie, delle erbe, il mormorio delle acque, la luce che invade la terra, il motore di tutta la natura, tutto, tutto esce dalle dita di Dio. Immagina se il tuo stato solo non deve uscire dalle dita di Dio. Onde venendo il confessore ho detto tutto, il mio stato, e lui mi ha detto che era stato il demonio per disturbarmi. Sono lasciata un po' più pacifica, ma come una che ha sofferto una grave malattia. Capitolo 51, 29 ottobre 1910. Trovandomi nel solito mio stato, pare che Gesù si è fatto vedere un poco e io gli ho detto: vita della mia vita, mio caro Gesù, in questi giorni passati sono stata turbata. E tu che sei stato tanto geloso della mia pace, non hai avuto in questi giorni scorsi una sola parola per darmi quella pace da te tanto voluta. E lui: ah, figlia mia, io stavo flagellando e distruggendo paesi e sotterrando vite umane, perciò non ci sono venuto. In questo giorno di tregua, che poi di nuovo prenderò il flagello in mano, subito sono venuto a rivederti. Dunque devi sapere che le cose fatte con purità di intenzione, le opere giuste e tutto ciò che si fa per mio amore, se io non lo premiassi, mancherei ad un dovere di giustizia. E quindi... no, e tutti gli altri miei attributi resterebbero oscurati. Quindi queste sono le tre armi più potenti
per distruggere questa bava velenosa e infernale della turbazione. Onde, se la necessità di flagellare mi costringesse a non venire qualche giorno, quest'area d'inferno ti volessi investire, mettile contro queste tre armi. La purità d'intenzione, l'opera giusta e buona in se stessa di vittima e sacrificarmi e sacrificarti per me, e il solo scopo di amarmi, perché sconfiggerai qualunque turbazione e la sconfinerai fino nel più profondo dell'inferno, e con la noncuranza menerai la chiave per non farla più uscire e poterti più mi molestare. Bene, l'insegnamento fondamentale per cui è stato il caso di protrarre anche un po' la lettura anche al terzo capitolo, che era connesso con il secondo, è di nuovo sul turbamento e sulla turbazione, come viene chiamata da Luisa, che è un grande problema, ecco, per l'anima, ed è cosa su cui la nostra attenzione, e anche alla luce di quello che ha detto Gesù, di come si combatte con i mezzi comuni, insomma ordinari, e deve essere assolutamente messa al primo posto, quantomeno nei posti elevati, perché il turbamento, e quando la nostra anima è turbata, è cosa sempre non divina, sempre non di origine soprannaturale, sempre o causata dal diavolo, quasi sempre, per non dire sempre, oppure comunque humus e habitat ideale per fargli fare un sacco di guai nella nostra anima e farci commettere un sacco di minimo imperfezioni, ma a volte anche veri e propri peccati veniali, se non purtroppo, disgraziatissimamente, in qualche sciagurata circostanza anche peggio. Quindi occorre fare attenzione. I capitoli sulla turbazione sono preceduti da un insegnamento che dobbiamo sempre tenere presenti: Dio non guarda le opere che si fanno e la loro grandezza o piccolezza in se stesse, ma guarda l'amore che le anima. Ecco perché il centro della nostra vita interiore deve essere sempre un grandissimo amore verso Gesù, verso Gesù, verso la Madonna, verso la Santissima Trinità, ma ciò che muove ogni nostra operazione, ogni nostra opera deve essere amore. Perché Gesù spiega che non è la grandezza o la piccolezza del sacrificio che lui guarda, ma l'amore con cui viene compiuto. E il calcolo dei sacrifici viene a dirci, è calcolo di amore. Quindi, noi sappiamo che nella divina volontà questa immersione, questa full immersion, potremmo dire, nel mistero dell'amore di Gesù, conosciuto, riconosciuto, accolto, vissuto e ricambiato in tutto e per tutto, anche nei minimi momenti, nei minimi particolari, è uno degli esercizi proprio fondamentali, è una delle colonne della vita di volere, uno dei capisaldi, degli architravi, chiamiamolo come vogliamo. E sappiamo addirittura che nella divina volontà anche un gesto inconsapevole, inconscio, ha davanti a Dio non soltanto valore, ma valore eterno, immenso, infinito. E ecco, perché non per l'atto del respirare, che appunto è un atto che la nostra anima compie utilizzando gli organi corporei, ecco, di cui è forma sostanziale senza che noi ce ne accorgiamo, no? L'anima fa tutta quanto una montagna di operazione dentro di noi per le capacità che Dio gli ha dato, e di poter operare anche a prescindere dalla nostra volontà e dalla nostra coscienza, no? Ecco, però noi possiamo, appunto, con il libero arbitrio attrarre anche questi atti, che sono comunque atti umani in senso ampio, anche se indifferenti,
portarli dentro la fusione con la volontà divina e quindi trasformarli. Similmente un atto si trasforma, ecco, tanto quanto è mosso dall'amore a Gesù, si fa per amore suo. Quindi, che significa questo qui? Significa che quando io faccio una minima cosa, la faccio per amore di Gesù, no? Ecco. Gli esempi possono essere quelli della vita quotidiana, no? Ecco, non mi trattengo una risposta sgarbata, per esempio, che mi scappa spontanea, insomma, dinanzi a una provocazione. Non, ecco, per amore di chi mi ha fatto la provocazione, ma per amore di Gesù, perché Gesù non ama che noi rispondiamo in maniera sgarbata, ma vuole che gli assomigliamo in tutti e che siamo sempre garbati. Ecco, quindi, quando questo comincia a essere il movente e deve diventare il movente unico di ogni nostra azione, cioè faccio una cosa perché Gesù lo vuole o non lo vuole, e faccio una cosa perché Gesù piace o non piace, e basta. Quanto più questo diventa il movente unico delle nostre azioni, quanto più esse avranno valore agli occhi di Dio. Certo che una grande opera compiuta solo per amore di Gesù, è chiaro che davanti a Gesù ha il valore grande, insomma, di una grande opera compiuta per amore di Gesù. Non è la stessa cosa una piccola opera compiuta per amore di Gesù che una grande opera compiuta per amore di Gesù. Però una piccola opera compiuta per amore di Gesù vale molto di più di una grande opera non animata da questo fine. Ecco. E questo per quanto riguarda il primo capitolo. Ora, considerazione sul turbamento. Allora, qui chiaramente Luisa, come al solito, è stata tentata dal diavolo, no? Quindi, che non era volontà di un suo stato, che doveva finire una volta per sempre, quindi le venute di Gesù, chi lo sa cosa sono, cosa non sono. Il diavolo fa sempre le stesse cose, ecco, però il problema è che non deve trovare per nessun motivo aperte le porte della nostra anima. Per nessun motivo. Occorre blindarle e metterle sotto chiavistelli ben spessi e ben corposi, che poi Gesù spiega. Innanzitutto però bisogna vedere questa descrizione, diciamo, anche esistenziale di Luisa, di questo stato dell'anima, aria infernale che si respira. In quest'aria d'inferno fa uscire l'aria celeste della pace e prende il posto di Dio nell'anima. Terribile. Tutti noi sappiamo cosa significa essere turbati, quando uno si sente agitato, quando uno si sente nervoso, quando uno esce da, cioè, lo stato di turbamento è proprio la prima spia che tu sei uscito dalla volontà di Dio, perché qualunque cosa sia successa, qualunque cosa sia accaduta, o sia anche una brutta botta, una notizia sgradevole, una disgrazia, una prova, qualunque cosa che ti arrechi dolore è normale, d'accordo? Perché altrimenti saremmo non discepoli di Gesù, ma saremmo dei pezzi di ferro, insomma, no? O delle persone insensibili. L'essere insensibile non è una virtù. I cuori di Gesù e di Maria erano e sono sensibilissimi, non insensibili. Ma è un'altra cosa soffrire ed è un'altra cosa agitarsi. È molto diverso. Qui giova anche ricordare famoso episodio di Marta e Maria, no? Marta faceva delle operazioni certamente esteriormente buone, ma non le faceva in maniera gradita al Signore, perché c'aveva l'ansia, c'aveva l'agitazione. Chiappa piede petto alla sorella e dice: Oh, ma tu, io sto a lavorare e tu ti metti qua seduta ad ascoltare il maestro, ascolti dopo, gli ha mandato una mano e cerca di farla finita. E Gesù ha difeso Maria Maddalena rispondendo: tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose. Invece non bisogna preoccuparsi e agitarsi, ma bisogna occuparsi e agire quando è il caso, non preoccuparsi o agitarsi. Ecco, quindi c'è un pre davanti, d'accordo? E un
non agire ma agitare, è un ta di mezzo, insomma, che bisogna togliere. Però è cosa molto importante. Quindi la preoccupazione del resto è un'altra forma di turbamento, no? Quindi io comincio a pensare prima del tempo a un possibile problema o difficoltà futura. Questo non va bene, questo qui c'è, cioè, nella divina volontà questo non va bene. Non è che noi non dobbiamo, se c'è una cosa che devo fare tra una settimana, è chiaro che ci devo pensare, che la devo progettare, ma il preoccuparsi no. Anche dinanzi a possibili eventi futuri, che succede, che non succede, cioè la preoccupazione, appunto, in quanto comporta agitazione e turbamento interiore, è cosa da bandire. Noi riposiamo nell'abbandono alla divina volontà, cioè non succede niente che Dio non permette e che non sia sotto il suo controllo, niente, ma proprio niente. E se quello che dovesse permettere fosse cosa, come dire, per me dolorosa e sgradevole, ci rimbocchiamo le maniche, abbracciamo la croce, il Signore ci darà la grazia e la forza, ma quella croce sicuramente è bene per noi. Cioè, questo dobbiamo assolutamente mettercelo bene in testa, no? Cioè, come si sfugge anche, adesso a prescindere dalle cose che Gesù dice, poi le vedremo, no? Da uno stato, dice, questo non è il tuo stato. Fai un bel lato d'abbandono a Gesù e dici, Signore mio, se mi sto illudendo, toglimi l'illusione. Se sto nella divina volontà, toglimi la tentazione. E basta. Quindi c'è questa situazione, è chiaro che questo stato interiore evidentemente deriva da una fede viva, da un rapporto con Gesù coltivato, non si improvvisa, ricordo, coltivato costantemente, tenuto, alimentato dalla preghiera, dal dialogo profondo, ecco, cioè per vivere nella divina volontà Gesù non è un ospite che ogni tanto mi ricordo di lui, vado a messa, e penso, faccio la comunione e poi esco, cioè la vita non va a compartimenti stagni, d'accordo? Cioè Gesù è una presenza ininterrotta nell'anima, che anche quando purtroppo siamo qui in questa valle di lacrime, quindi siamo limitati, siamo vincolati all'istante presente e anche a ciò di cui siamo attualmente coscienti, cioè se io adesso sto facendo una meditazione, non posso mettermi a preparare l'omelia domenica prossima, non lo posso fare, quindi è impossibile. Quindi, però, nonostante tutte quante queste limitazioni, cioè in ciò che sto facendo adesso, ci deve essere, come dire, io faccio un po' un'immagine, come quando i nostri occhi mettono a fuoco quello che stiamo guardando, ecco, ma c'è sempre un sottofondo in quello che stiamo guardando, cioè non è che l'oggetto guardato si isola da tutto quanto il contesto, no? Cioè, io guardo, non so, una statua e vedo solo la statua e dietro la statua c'è il nulla, no? Dietro la statua c'è lo sfondo, se sto in chiesa sarà il muro della chiesa, magari vicino c'è sta il candeliere, quindi c'è le luci attaccate al muro, quindi io guardo la statua, ma sotto c'è quel sottofondo. Ecco, cioè, è come dire, Gesù, se abbiamo anche i telefoni, no? Lo sfondo o lo screensaver, ecco. Molti usano sui telefonini le immagini sacre o anche come sfondo. Ecco, quello, carità, non è una cosa necessaria, ma è una cosa carina che può aiutarti a pensare, ecco, che lo sfondo di ogni cosa che dici, che pensi e che fai deve essere sempre Gesù. E questo rende tutto quanto più semplice. Del resto, quando Gesù spiega quali sono le tre armi per vincere la turbazione, una che è la principale, che è quella che ha anche spiegato nel capitolo precedente, è fare tutto per suo amore. Tutto per suo amore, anche delle cose più comuni, anche lavarsi, anche vestirsi, anche mangiare, tutto per suo amore. E la purezza dell'intenzione, è non soltanto fare le cose per amore suo, d'accordo? Quindi per lui, ma perché le sto facendo? Perché lui lo vuole. E quindi in ogni azione io cerco la gloria di Dio.
e il bene del prossimo. La parola di Dio è la salvezza delle anime. E poi le opere giuste. Attenzione, le opere giuste sono sia le opere oggettivamente conformi alla divina volontà, sia anche le opere giuste nel momento presente, cioè quelle che ci detta la virtù cardinale della prudenza. Perché la virtù cardinale della prudenza è appunto la retta ragione, insegnano i maestri di spirito delle cose da farsi qui, ora e adesso. Perché la cosa giusta da fare va anche spesso compresa dentro determinate circostanze. E per esempio, anche qui gli esempi sono indefiniti, poi nelle meditazioni personali è lo Spirito Santo che dobbiamo sempre invocare perché ci assista. Centellina spiega, ecco, fa scendere nei dettagli, no? Tanto per fare un esempio, se una persona che mi sta vicino è turbata o arrabbiata, non mi devo certamente mettere in quel momento a farle notare un suo errore, anche se lo faccio con la massima delicatezza possibile, perché non è il momento opportuno, non sarebbe la cosa giusta da fare in quel momento, no? Se sto pregando, non è come dire, il momento opportuno per andare a controllare se mi è arrivata qualche mail, anche con i nostri strumenti, insomma, ultra moderni che ci abbiamo. In quel momento sto pregando, quindi la mail la controllo dopo, eccetera. Quindi, con queste tre armi, Gesù dice che non è possibile aprire le porte al turbamento. Cosa ci fa comprendere? Attenzione, facciamo sempre il contrario quando facciamo, che se io sono turbato, potrebbe darsi che non ho fatto la cosa giusta, quindi che ho commesso qualche stupidaggine, che non ho agito per amore di Gesù, ma per amore mio o per amore di una creatura, e non ho agito con purità di intenzione, cioè c'è da qualche secondo fine, e questo capita, che io cercavo dietro il fine apparente per cui ho parlato, per cui ho fatto, non ho fatto questa cosa. Quindi dalla considerazione di questo noi possiamo anche captare un criterio di discernimento per cui sono stato agitato, sono stato turbato, qual è il problema? Che è successo? Vabbè, potrebbe essere un'incursione del diavolo, certamente, ma l'incursione del diavolo, come tutte le incursioni, deve sempre trovare qualche breccia nella nostra anima. Qual è questa breccia? Manca la purità di intenzione, manca l'amore di Gesù, non ho capito quale fosse la cosa giusta, sono uscito insomma dalla regola della giustizia. Ecco, piano piano dobbiamo sempre più e sempre meglio familiarizzarci, ecco, con tutto questo, e tenendo sempre presente una cosa, che dovunque si trova il benché minimo alito di turbamento, Dio non c'è. E quindi se ce lo troviamo addosso dobbiamo fare il possibile per ripristinare al più presto la pace interiore e la calma per poter riprendere a camminare nei divini voleri. Bene, Santa Vergine Maria, concedici la grazia di poter respirare quell'aria
divinamente imperturbabile che sempre ha caratterizzato l'esistenza della tua anima in questo mondo e che è l'ambiente ideale, ecco, per ascoltare incessantemente quello che Gesù vuole da noi e comprendere la sua volontà, mantenere vivo il dialogo con lui e soprattutto non perdere mai, ecco, quella pace soprannaturale, quella serenità del cuore, quella gioia profonda che sono i frutti più vivi e più immediati della sua presenza. La tua potenza, ecco, tenga possibilmente il diavolo lontano da noi, ecco, e insegnaci ad usare bene queste armi, perché non possa trovare nessun appiglio, ecco, nessun varco per entrare nella nostra anima, ecco, e disturbarci con la sua nefasta azione. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.